There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Buongiorno amiche e benvenute in un nuovo Family Vlog. Stamattina tantissimi giri e oggi niente scuola, poi vi spiego perché. Andiamo a fare la spesa, che attenzione, non è la spesa settimanale che faccio sempre, quindi quella succulenta, quella XX sale, non è la spesa dove spendo un botto, ma andiamo a fare una spesa così, delle cose che mi mancano e poi devo andare assolutamente dal massaio di fiducia perché dobbiamo fare una ricetta. Wow, ho fatto degli ordini in Supersaldo da H&M maglione, l'ho pagato 6 o 7 euro, infatti ho comprato dei maglioni, fatto scorta, e poi ho preso anche make up da Kiko, ho fatto danni da Kiko, però sono stata brava perché ho preso solo le cose che mi servivano. Di là c'è Megan e Jasmine che stanno facendo danni in cucina, quindi sentite no sì della nonna. Ho preso solo quello che mi serviva, ragazzi, ho preso solo quello che mi serviva. Prometto, se arriva il corriere, ma non credo perché gli ordini con i saldi purtroppo hanno sempre dei ritardi assurdi, assurdissimi, e di questo sono molto arrabbiata perché assolutissimamente mi servivano quelle cose, quindi amen, aspetteremo, aspetteremo. Adesso però non può aspettare, la macchina che è già lì pronta, devo, marito mi sta aspettando, quindi dobbiamo andare a fare i nostri giri mentre le bambine stanno con la nonna. Viva le nonne! E ragazze, siamo venuti per sistemare alcune cosine. In realtà noi veniamo spesso, però non registro mai. Questa volta ho voluto registrare una spezzone perché c'è un po' di caos, ragazze. Fin quando non si sistema tutto, c'è sempre caos. E appena ritornati da casa nuova, avete visto? Mi mancava. Mancava anche a me. Fondamentalmente girare, anche se è stato un attimo, perché dobbiamo completare un po' di cose, un po' di lavori, più che lavori, sistemazione, mobili e vedere tutto quello che ci occupa, sempre di arredamento. E quindi abbiamo girato un video, adesso è venuto a casa nuova, proprio c'è, cioè, è sempre la parte più bella. E divano stupendo, veramente stiamo creando una zona molto molto carina, poi vi faccio vedere tutto. Già so che mi chiederete questa, non si è sbiadita, però la matita che ho avuto tutti i giorni è la matita quella là, effetto tattoo di Astra, troppo troppo bella raga, poi vi faccio vedere perché adesso non ce l'ho a portata di mano, ma troppo troppo bella. Ho bevuto pure, mamma e papà. Si chiama, ho fatto una salda di orzo, l'ho provato raga, fa schifo, fa schifo. Ragazzi, allora facciamo subito la svuota della spesa. Ed ecco con lo svuota la spesa veloce. Questa è la spesa, allora ho preso ragazze l'orzo in cialda, non l'avevo mai provato in cialda, ho sempre preso quello là solubile, questo è bio e ho detto ok, proviamolo. Poi ho preso un po' di cose che mi mancavano in dispensa e anche qualcosina di carne, devo dire la verità, come il petto di pollo e il cordon bleu, sono cose che prendo a volte al supermercato, tutto il resto no. Poi le chiacchiere che poi faremo insieme per questo carnevale, un po' di bibite ammorbidente, succhi di frutta, fette biscottate, latte, qui c'è Jasmine che apre il nuovo Kinder, vabbè. Qui c'è Jasmine che apre il nuovo Kinder, ho preso un po' di cose, anche la carta igienica che era in offerta, la sangria, e diciamo che veramente è stata una spesa mista di quelle poche cose che servivano. Ho preso proprio un bel pezzo di carne, ragazze, bello bello bello, adesso lo andiamo a preparare insieme perché già è tardissimo, tramite giri, spesa, tardissimo, sono uscita che avevo i capelli. E adesso sembro una pazza perché
c'è un'umidità pazzesca, non si capisce se vuole piovere, vuole fare la neve, cosa vuole fare. Quindi per il tempo non aiuta. Comunque questa volta il pezzo non me l'ha dato di vitello, maiale, quindi è una riste di maiale che andremo a fare con le verdure. La cottura di questi pezzi di carne molto grandi, in realtà ve l'ho fatta già vedere tantissime volte anche nei vlog a casa nuova, quindi diciamo che la ricetta è sempre quella, cambia solamente il pezzo, perché a volte lo prendo di vitello, a volte lo prendo di maiale, dipende quando mi dà il taglio un po' più tenero, quindi mi fido e prendo quello che mi dice. E quindi adesso lo andiamo a fare. Quindi adesso lo andiamo a fare. C'è la piccolina qui a casa, perché oggi era, allora, tra l'erte meteo e altre cose mi sono dimenticata, assemblea, quindi oggi è l'assemblea, si entrava tardissimo e quindi nessuno li ha mandati poi più, abbiamo deciso di non mandare, cioè la maggioranza non li mandava e quindi non c'è andato nessuno, quindi oggi ancora a casa, ma comunque qui in provincia di Napoli, tra l'erte meteo e cose varie, si va pochissimo a scuola. Questa cosa mi veramente non piace, specie quando poi, almeno nel nostro comune di allerta, non c'è stato un granché, quindi veramente è stata una semplice giornata di pioggia. No, non c'è, è stata una semplice giornata di pioggia. Non ci posso credere, sta nevicando. Non so quanto durerà, ma penso veramente poco perché c'è il sole. Però qualche fiocco quest'anno l'abbiamo visto e sono felicissima di questo. Mi dispiace che le bambine però sono a scuola. Vabbè, vi farò vedere questo video a Noemi che aspetta con ansia la neve. E poi ragazze, la carne, eccola qua. È un bel pezzone di arista, è venuto veramente buono buono buono, l'ho cotto come faccio sempre io, nella pentola e non al forno, nella pentola AMC, ma se avete una qualsiasi pentola fatta bella, stronger, di acciaio inox, con il fondo alto, il coperchio, in meno di 40 minuti vi viene un pezzo di carne così tenerissimo che si sfrantuma. Tagliandolo vedete come si rompe, che è una bellezza. E purtroppo qui ci vorrebbe quell'aggeggio per tagliare sottile, ma non ce l'abbiamo, quindi le fette non verranno tutte uguali. Mi assicuro che il risultato, una volta messo in pentola con il sugo di verdura che abbiamo fatto precedentemente, ragazze, è sempre lo stesso che faccio, che avete visto in alcuni video della casa nuova dove lo prepariamo. Però se siete interessate, lasciate qui sotto nei commenti se volete rivedere meglio tutti i passaggi, perché così facciamo proprio un video apposito, perché comunque è una ricetta che una volta a mese la faccio sempre, devo dire la verità, perché piace a tutte, alle bambine, ai grandi, e quindi vado solo a variare, perché a volte la faccio di carne bianca, a volte di carne rossa, dipende dal macellaio che mi suggerisce il pezzo più buono che ha in quel momento, e quindi io mi fido e faccio bene, perché veramente è tenerissimo. Adesso vi faccio vedere come risulta a finale quando la andate poi a servire. Baby, you give me ice and fire.
Risultato finale, ma adesso andiamo con i dolci. Ci sono gli struffoli, ragazzi. Questi sono struffoli in realtà che erano già pronti nelle buste. Io solo ho aggiunto il miele, le perline e queste caramelle al limone che sanno proprio tantissimo di limone e quindi mi sono velocizzata, ecco. E poi ho preso il babà. Un babà già pronto, che è un babà enorme. Senti, guarda, così si mastica, non con la lingua, con i denti. Così, brava, con i denti, non con la lingua. Brava, mangia. Brava Jasmine, guardate quanto è brava Jasmine. Brava, è delizioso. Che lei rifiuta un po' tutte le cose solite, però a me sta iniziando a mangiare i biscotti. Quindi speriamo bene. No, Noemi già ha quanto tempo? Sì, Noemi. Meno di 2 anni, molto meno, mangiava già tutto, anche la polpetta, il sugo. Vabbè, ora è cacca, tutto cotto, tutto. E mangiava proprio tutto, Noemi. Già 1 anno e mezzo, 2 anni, polpetta, tutto cotto. Tutto, tutto, ma pennette al sugo erano le sue preferite. Le pennette al sugo, mamma. Beh, invece. Mangia, mangia. E non, può, e non si può dire che un bambino mangia in base a ciò che gli danno i genitori. È una cavolata, ragazze, perché ogni bambino è a sé. Perché noi a lei abbiamo sempre proposto, ad esempio, cibo solido, però adesso solo se lo sta accettando, non ha mai voluto, quindi non è vero. Sfatiamo sto mito che i bambini sono come dei ricresci, perché ogni bambino è a sé, il suo carattere, i suoi tempi e tutto, e queste, e quindi no, mi sono contenta che finalmente sta iniziando ad essere curiosa del nostro cibo e sta iniziando ad assaggiare tutto, quindi così. Ma ad esempio vuole mangiare la sua frutta grattugiata, l'ha finita tutta e l'ha mangiata da sola. Facci vedere come mangi da sola, ormai è rimasto poco e niente dentro. Facci vedere, mangia da sola. Mangia, mangia. Facci vedere. Mangia da sola col cucchiaino. Vai. Così. Wow, così. Poi metti in bocca. Au. Brava! Brava Jasmine! E come ci stiamo dominando? Dove ti sparti, mia? Simpaticona, no, simpaticona. Ecco una vera. E nulla, ragazzi, dobbiamo andare a prendere il quaderno e il libro per la scuola di Jasmine. Raga, poi non ci cioè poi per l'acqua a scuola. Io mi sono dimenticata, ma sei ricordato mio marito. Ciao, sei ricordato mio marito, meno male.
Il libro mi sono ricordata io, perché mio marito si è scordato, vero? Andiamo a prendere il libro di Jasmine. Non so quanti libri di scuola ho comprato questa. Quando ti fanno un sacco, raga. Questo è l'ultimo. Abbiamo fatto anche l'iscrizione per il nuovo anno scolastico, sempre lì dove sta adesso, quindi alla pubblica. E nulla, mia figlia ha deciso di spegnere le luci, quindi io vi saluto così. Ah, le accese, quindi favolosa. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. Se così, lasciatemi un like e noi ci vediamo al prossimo video vlog. Ciao ragazze!